Il Vangelo domenicale per la famiglia. Seconda domenica di Pasqua, anno C. Cari amici, il Vangelo di domani è il Vangelo della seconda domenica di Pasqua ed è un Vangelo che collega le due domeniche di Pasqua, la prima, appunto la Pasqua del Signore, e la seconda domenica. Perché? Perché il Vangelo di domani ci narra delle prime due apparizioni che Gesù fece ai suoi apostoli riuniti nel Cenacolo. La prima apparizione la sera di Pasqua, la seconda apparizione di nuovo agli apostoli riuniti nel Cenacolo la domenica dopo, ma quando con loro era presente anche Tommaso, che non era stato presente la prima volta. E allora leggiamo il Vangelo di domani. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. E questa è la beatitudine dei credenti, l'unica beatitudine che il Cristo risorto ha pronunciato e che si aggiunge alle altre 9 che pronunciò nel famoso discorso della montagna. E la beatitudine dei credenti, la beatitudine che riguarda tutti noi, perché anche noi siamo di quelli che hanno creduto sulla parola di coloro che ci hanno annunciato la fede quando diventammo credenti. I nostri genitori probabilmente, ma anche tutti coloro che ci hanno accompagnato nel cammino della crescita nella fede. E perdonate se faccio una piccola nota biografica per ricordarvi alcune persone che sono state veramente importanti nel cammino della mia crescita nella fede. E queste persone sono delle vecchiette, delle persone anziane, pie donne, che partecipavano con me alla messa al mattino tutti i giorni, quando da seminarista, durante le vacanze, andavo a messa nella Basilica di San Tommaso Apostolo, che si trova a Ortona a Mare, che è una bellissima cittadina sul mare Adriatico, vicino Pescara. Ed era la città dove era nato mio padre. Quindi io l'estate in vacanza da seminarista continuavo ad andare, come avevo fatto anche da bambino, al mare in vacanza a Ortona. E appunto andavo a messa nella Basilica di San Tommaso. Perché a Ortona c'è la Basilica di San Tommaso Apostolo? Perché c'è una grande tradizione che poi ho potuto constatare quando sono andato in India, no? E lì ci sono appunto le testimonianze che San Tommaso
era appunto andato in India, era sbarcato al sud dell'India, nel Kerala. Io lì mi trovavo, nel Kerala, mi trovavo nella prima comunità che San Tommaso fondò quando arrivò in India. E lì appunto c'è tutta la storia di San Tommaso in India e si parla che quando poi lui morì martire e le sue ossa furono sepolte, no? In una chiesa che si trova adesso a nord dell'India, praticamente adesso si trova in Pakistan. Ecco, appunto, c'era la tradizione, che io avevo imparato ad Ortona, che un navigatore veneziano, un commerciante veneziano, che faceva la spola appunto fra l'India e Venezia, e quindi probabilmente quando tornava dall'India faceva tappa anche ad Ortona, appunto in una di queste tappe di ritorno dall'India, non sappiamo bene perché, invece di portarle a Venezia, portò a Ortona alcune delle ossa di San Tommaso. E gli ortonesi allora costruirono intorno una basilica, la cappella, che tuttora conserva le reliquie di San Tommaso Apostolo. E perché queste vecchiette che ascoltavano con me la messa quotidiana, nella cappella proprio dove sono conservate le reliquie di San Tommaso, perché sono così importanti per la mia crescita nella fede? Perché queste vecchiette hanno anticipato in qualche modo la riforma liturgica. E io vi parlo appunto di oltre 40 anni fa, e quando ancora non c'era la riforma liturgica, e quindi allora non si faceva come si fa oggi, che quando il sacerdote, dopo la consacrazione, leva prima l'ostia e poi il calice, e a quei tempi dicevano messa con le spalle verso il popolo, no? Quindi tu vedevi solo l'ostia, vedevi poi alzare il calice. E le vecchiette di Ortona mi hanno insegnato a salutare questa elevazione pronunciando le stesse parole di Tommaso: mio Signore e mio Dio. Hanno anticipato la riforma liturgica. Perché? Perché noi adesso lo sappiamo, no? All'elevazione, dopo la consacrazione, diciamo, annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione. Ecco, chissà se i riformatori liturgici avessero fatto la stessa mia esperienza a Ortona, forse invece di mettere questa frase, che è bellissima, certamente una citazione di San Paolo: ogni volta che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Però credo che sarebbe stato ugualmente bello, forse più significativo, più semplice, no? Più autentico, ripetere con le vecchiette di Ortona: mio Signore e mio Dio. Ve lo dico sinceramente, io quando celebro la messa e appunto alzo l'ostia e alzo il calice, nel mio cuore ripeto, insieme con queste pie donne, mio Signore e mio Dio. Ecco, perché? Perché appunto nell'Eucarestia noi facciamo l'esperienza del risorto, proprio come Tommaso fece l'esperienza del risorto nel Cenacolo. E sì, perché anche noi, che pure siamo beati perché abbiamo creduto senza vedere, però certe volte, in certi momenti in cui viviamo, certi momenti di incredulità, no? Nella nostra esistenza abbiamo bisogno di fare l'esperienza del risorto. E questa esperienza del risorto, come accadde per Tommaso, possiamo farla soltanto all'interno della Chiesa, possiamo farla soprattutto, innanzitutto nel Cenacolo dove Gesù istituì l'Eucaristia. Perché l'esperienza fondamentale del risorto che possiamo fare, e qui di nuovo ritorna, ripeto, la testimonianza di queste anziane donne di Ortona, di queste sante donne di Ortona, è proprio nell'Eucarestia, mio Signore e mio Dio. Nell'Eucarestia è il risorto che ci viene incontro e soffia su di noi, ci dona di nuovo il suo spirito, ci dona di nuovo il suo amore. E poi possiamo fare l'esperienza del risorto nella preghiera, quando ci chiudiamo nel segreto nella nostra camera interiore e dialoghiamo con quel risorto che vive in noi. Ma
C'è una terza esperienza che possiamo fare del risorto, e forse è l'esperienza più viva perché, diciamo, è quella più empirica. Quella che possiamo fare attraverso coloro che con le loro ferite ci hanno testimoniato e ci testimoniano, l'amore che hanno per noi. E nella nostra vita abbiamo, per fortuna, tante persone che, pagando anche con il loro sacrificio, con le loro sofferenze, ci hanno amato. Ci hanno amato e ci hanno permesso di essere ciò che siamo. Ci permettono di essere ciò che siamo. Innanzitutto, ripeto, il pensiero di ciascuno di noi va con tanta riconoscenza ai nostri genitori, che allora veramente erano stati i primi testimoni del risorto per noi. Perché? Perché con le stimmate, del loro amore pagato, con il loro sacrificio, veramente ci hanno dato la vita, ci testimoniano, ci hanno testimoniato proprio l'amore di Dio per noi. E poi tutte le altre persone a cui dobbiamo tanto nella nostra vita. E per voi, certamente, il primo testimone che avete accanto a voi, della presenza del risorto, che porta, nel suo corpo i segni, del sacrificio che costa il volerci bene, il volervi bene, è il vostro marito, è la vostra moglie. E per carità, sono sacrifici che si fanno nella gioia, però sappiamo, ciascuno di noi sa quanto costa amare tutta la vita fedelmente un'altra persona, amare tutta la vita fedelmente i figli, che insieme con quest'altra persona abbiamo generato. E ecco, tutti noi abbiamo ricevuto questa testimonianza d'amore dai nostri genitori, a nostra volta possiamo essere testimoni del risorto, verso i nostri figli, perché con i segni dell'amore, di un amore fatto di sacrificio, ma di un sacrificio vissuto nella gioia, perché è un sacrificio d'amore, sono i testimoni vivi della presenza del risorto in mezzo a noi. E sono anche coloro, e questo è il mistero, lo sapete, del matrimonio, che ci donano lo spirito, perché lo sappiamo, all'interno del sacramento del matrimonio, l'amore che gli sposi si vogliono, l'amore che gli sposi si scambiano, l'amore che gli sposi, in quanto genitori, donano ai loro figli, è anche dono dell'amore di Dio, è anche dono della grazia di Dio, è amore santificato. E perché santificato nel sacramento del matrimonio è santificante. E allora, l'invito che vi faccio nella messa di domani è di farle passare, di ricordarle, ecco, farle passare nella mente, ricordarle tutte queste persone che con le stimmate del loro amore ci hanno testimoniato al vivo la presenza del Signore risorto accanto a noi, e ricordarle con tanta riconoscenza al Signore. E se possiamo, facciamo sentire loro il nostro ringraziamento, soprattutto se queste persone magari ci stanno accanto, perché, ripeto, sono innanzitutto nostro marito, sono nostra moglie, sono i nostri genitori, se abbiamo la fortuna di averli accanto a noi. E perciò domani, proprio pensando a noi, pensando a queste persone, e pensando a noi, che siamo anche a nostra volta testimoni del risorto, per tutte le persone per le quali ci sacrifichiamo, allora pregheremo così: O Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che è il primo e l'ultimo, il vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo spirito, perché spezzati i vincoli del male, ti rendiamo libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con Cristo nella gloria. Ecco, il mio augurio per domani è che nel giorno del Signore, facciamo l'esperienza di essere stati radunati per celebrare la presenza del vivente, la presenza del Signore risorto nell'Eucaristia e nella presenza viva di coloro che ci testimoniano con il loro amore la presenza del risorto accanto a noi, l'amore del risorto per ciascuno di noi. E che su tutti noi, su tutte le nostre famiglie, su tutte le nostre comunità, allora
scenda anche quella pace che è il saluto del Signore risorto, che davvero la pace del risorto scenda su di noi e su tutte le nostre famiglie. E con questo augurio vi do l'arrivederci alla prossima videolettera.